Salve ragazzi, ci stiamo preparando per un'immersione in una prateria di posidonia oceanica. Questa è un'attività che viene svolta nel corso di laurea di scienze naturali dell'UNICAL. Ah, grazie, ma come sono queste praterie? Le praterie in Calabria sono estese e per questo è importante proteggerle e tutelarle ed è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme. Bene, ma hanno qualcosa di speciale queste praterie? È importante perché le praterie calabresi e siciliane sono quelle a maggiore biodiversità genetica, merito delle barriere biogeografiche. Ah! Oh. Ma dai, non complicare le cose, avranno tempo per imparare tutti questi dettagli. In realtà quello che voleva dire è che a causa delle correnti la maggior parte dei semi di posidonia arriva dritto nei nostri mari. E questo è un bene? Sì. Certo, sicuramente, perché nel momento in cui trova condizioni favorevoli, attecchisce e arricchisce la biodiversità del nostro mare. Bene, mi sembra un quadro perfetto, ma abbiamo qualche problema? Certo, abbiamo tanti problemi, infatti sono tante le minacce al posidonietto che derivano da diversi fattori, come ad esempio l'acidificazione delle acque, che è causata dall'eccessiva anidride carbonica disciolta in mare, l'innalzamento delle temperature causato dall'effetto serra ed anche la torbidità dell'acqua che è causata dagli scarichi abusivi. Ah, accidenti, ma noi siamo quindi un po', come dire, inermi di fronte a queste cose, possiamo fare qualcosa? Sicuramente molto di più se impariamo a conoscerla e a difenderla, perché il mare è di tutti. Bene ragazzi, siamo d'accordo che il mare è di tutti? Sì. Beh, allora difendiamolo. In Calabria, come nel resto del Mediterraneo, Posidonia ospita vita e offre cibo a decine di specie marine. A Posidonia, infatti, si deve la maggior parte della biodiversità che caratterizza gli ecosistemi costieri. C'è un forte contrasto tra la bellezza che una prateria di Posidonia offre all'osservatore e il modo in cui noi trattiamo il mare. A causa di molteplici fattori, infatti, Posidonia è in regressione nell'intero bacino del Mediterraneo. Il monitoraggio continuo delle praterie permette di evidenziare i cambiamenti e orientare le scelte nelle azioni di conservazione e protezione. Nell'indirizzo marino, nel corso di studi in biodiversità e sistemi naturali, i docenti e i ricercatori offrono strumenti e metodi per lo studio delle praterie. Osservazioni attente e scrupolose definiscono lo stato ecologico dell'ambiente e contribuiscono ad individuare i disturbi ambientali che minacciano il posidonieto e le specie che vi abitano. Una volta terminato il lavoro sott'acqua, si torna in laboratorio per analizzare i dati. Le analisi microscopiche delle piante danno grande informazione sullo stato di salute della prateria. Questi dati sono abbinati a studi genetici e molecolari. Dalla collaborazione fra i ricercatori dell'UNICAL e di altri istituti di ricerca europei si conosce ora la biodiversità genetica di questa specie. La Calabria è una delle regioni con la più elevata biodiversità genetica di Posidonia. Gli effetti di altri fattori di disturbo, come la mancanza di luce o l'acidità dell'acqua, possono essere analizzati per capire l'adattamento di questa specie ai cambiamenti climatici. Bene ragazzi, rieccoci. Come avrete capito dal video appena visto, noi siamo alcuni studenti del corso di laurea magistrale in biodiversità e sistemi naturali dell'indirizzo marino e abbiamo deciso di girare questo video per trasmettervi, pur se in breve, un piccolo ma importante messaggio. Ognuno di noi può fare qualcosa per l'ambiente che ci circonda e noi abbiamo deciso di farlo studiandolo, non solo per passione, ma perché è necessario. È solamente conoscendo la natura che è possibile proteggere sia la nostra terra che il nostro mare. Perché oggi, come non mai, noi tutti abbiamo il dovere di impegnarci per salvaguardare il mondo che ci resta e il nostro corso cerca di creare futuri ricercatori che possono dare una mano per cambiare le cose. I cambiamenti climatici con conseguente perdita di biodiversità sono ormai una realtà che chiunque può constatare. Sappiamo a cosa stiamo andando incontro, per cui è arrivato il momento di agire. Questo mondo è la nostra unica risorsa, è la nostra unica casa che come tale abbiamo il dovere di tutelare per continuare a viverci.